5 Stelle, diciamo così, non hanno ancora una classe dirigente accreditata a livello locale. Le sfide per i sindaci sono molto personalizzate, sono ruoli delicati. Credo che da questo punto di vista esperienze come quella di Roma non abbiano giovato, perché si è visto come persone un po' inventate poi fanno disastri. E quindi da questo punto di vista i 5 Stelle pagano la loro autosufficienza, diciamo, se volevano davvero sfidare in quelle città l'establishment, come lo chiamano loro, avrebbero dovuto probabilmente puntare su figure più accreditate, magari prese anche dalla società civile un po' fuori dei loro ranghi. Cioè la gente o vuole diciamo così professionisti fra virgolette, cioè persone che si può presumere abbiano non soltanto alcune capacità loro, ma diciamo così degli staff dietro che li possono aiutare, oppure puntano decisamente su quella che per tradizione si definisce appunto la società civile. Il Movimento 5 Stelle diciamo così non è riuscito ad arrivare da nessuna parte al ballottaggio, però è anche vero che al ballottaggio i suoi voti saranno discriminanti se i suoi elettori vanno a votare per decidere fra la destra e la sinistra. Una diciamo una indicazione estremamente interessante per gli sviluppi a livello nazionale.